Continua a far discutere la scelta del parroco di Cuggiono Don Angelo Sgobbi di sospendere la proiezione del nuovo film di Ficcarra e Picone dalla programmazione della sala della comunità, ovvero il cinema parrocchiale. Cinema parrocchiale. Santo cielo, questo è il nome del film incriminato, è una commedia diretta da Francesco Amato, uscita nelle sale di tutta Italia lo scorso 14 dicembre. Il film parla di un angelo inviato da Dio sulla terra, visto che il mondo ha bisogno di un nuovo messia. L'angelo però, invece di toccare il grembo di una donna, finisce per toccare quello di un uomo che dovrà affrontare così la gravidanza. In qualità di sindaco, non entro nel merito della decisione del parroco, ha spiegato il primo cittadino di Cuggiono, Giovanni Cucchetti. Questo perché, a suo parere, la sala della comunità è un cinema parrocchiale e per questo il parroco ha la responsabilità di quello che viene proiettato e della linea educativa che propone. Se ha ritenuto il film non adatto al cammino di fede che l'oratorio propone o lesivo della propria sensibilità di credente, continua il sindaco, è una sua legittima scelta, quello di non proiettarlo. Don Angelo Sgobbi invece aveva spiegato di essersi sentito profondamente colpito e offeso nella sensibilità di credente e ha definito il film una comica sgangherata che usa la religione in modo discutibile. Questo è il motivo per cui il parroco ha chiesto che si sostituisse la programmazione della sala parrocchiale con un altro titolo. Mi prendo tutta la responsabilità di questa scelta, della quale sono convinto e che spero faccia riflettere, ha concluso il sacerdote. Centinaia di persone si sono schierate dalla parte del parroco e hanno condiviso e sostenuto la sua scelta. Anche per quanto riguarda l'accusa di controllare la comunicazione limitando la libertà di espressione, Don Angelo risponde che questa non è censura ma una semplice coerenza e rispetto per la propria fede, un comportamento che serve per proteggere i bambini che sono i più indifesi da chi offende la fede, irride la religione e calpesta ciò che è sacro.